sì, ok, però io le dico questo, io vedo che il mio leader, Pier Ferdinando Cassini, pubblicamente ieri durante la manovra non è che ha voluto fare la vergine e dire beh questo ci piace, questo non ci piace, oggi dobbiamo sostenere questa sana rivoluzione negli interessi dei cittadini. Ma mi scusi, sulle riforme, io ho 31 anni. Sì. Io ho 31 anni, sono figlio di due insegnanti che sono andati in pensione con il massimo degli anni possibile. Sì. Gli auguro lunga vita, certo. Ma è evidente che chi sta andando in pensione oggi augurandogli lunga vita non andrà a ricevere molto di più di quanto ha pagato come contributi. E quello sbilanciamento chi lo paga? Lo pagano le generazioni a venire, certo. I figli, i nipoti. Ma possiamo continuare a vedere dei sindacati che sono sindacati non dei lavoratori ma dei pensionati? Sì, è vero, che è vero. Non passano gli interessi. Assolutamente. Ma lei che pensa del suo ordine dei giornalisti? Vogliamo continuare per anni? Lo abolirei domani mattina, anzi nel pomeriggio. Lo abolirei nel pomeriggio. Allora il nostro problema è che l'Italia è un paese dove tutti vogliono il cambiamento, purché si inizi da un altro, non da se stesso. Allora, noi invece, siccome facciamo politica, almeno io ci credo, perché sennò potrei fare... Avrei fatto quello che facevo prima, non è che ero disoccupato, certo. O crediamo in quello che vogliamo fare oppure è una follia. Infatti. Quindi, tornando a Roma, ci candidiamo onestamente e con tutti i limiti del caso, però con tanta voglia di fare, a quei cambiamenti che nessuno affronta. Certo. E questa è la verità, ci stiamo abbandonando all'idea che Roma ha dei problemi che non si possono risolvere, ma nessuno l'ha mai voluto provare a risolvere. A risolvere. Senta, onorato, parlare con lei è molto interessante, perché lei rappresenta, io per esempio in Renzi, nella Melillo, in Alfano vedo il nuovo che indietreggia, invece con lei mi sembra di sentire un linguaggio schietto, e questo mi piace molto. Allora, abbiamo un minuto al saluto, le chiedo in finale, nell'eventualità, il vostro candidato chi sarebbe? Ciocchetti? Ma guardi, Luciano sarebbe assolutamente un candidato, come dire, perfetto, però oggi è molto prematuro. Guardi, entro sei mesi cambierà tutta la politica nazionale, quindi per il momento noi ci poniamo per costruire le fondamenta di un progetto politico. Alemanno sta fallendo perché non si è candidato convinto di poter cambiare la città. Era un ripiego, voleva fare il ministro del lavoro e si è ritrovato sindaco di Roma. Noi per tempo stiamo lavorando a creare le basi con una classe dirigente valida, giovane, donne, ragazzi, nei territori, nei 19 municipi romani, che sono 19 città nella città, per poi arrivare al vertice. Non si parte dal vertice, si parte dalla base. Certo. Poi è evidente che abbiamo grandissime risorse, però ci saranno grandissime anche sorprese nei prossimi, molto bene, nei prossimi giorni. Alessandro Onorato, intanto buon Natale, intanto grazie. Intanto buon Natale, grazie anche a voi, anche a voi e tutti, insomma, i radioascoltatori. Ovviamente ci risentiremo, grazie mille. Grazie, grazie a voi, grazie a lei anche. Alessandro Onorato, capogruppo del UDC a Roma.